Siamo davanti al cimitero di Cremona nel primo giorno della fase 2. Qui, fin dal mattino, tante persone si sono recate a far visita ai loro cari che non vedevano da mesi, a cui non portavano un fiore nemmeno da tanto tempo. Per 2 mesi niente visite e per molti colpiti dal coronavirus nemmeno riti funebri partecipati. Ma con l'inizio della fase 2 il cimitero cittadino ha aperto i cancelli con ingressi controllati e contingentati, divieto di qualsiasi forma di assembramento e obbligo per i visitatori di indossare mascherina e guanti. A controllare gli ingressi gli addetti dei servizi cimiteriali. Tanta però l'amarezza per i divieti e anche i disagi che non sono mancati. Hanno aperto la porta centrale del cimitero. Io, come frequentatore, ho la moglie e figlia, ho la tomba dall'altra parte. Ma scusate, mi tocca fare andate intorno a 81 anni per andare a trovare mia moglie e mia figlia. Quale differenza può portare l'apertura di quella porta? Sono 7 mesi che al gruppo A c'è l'ascensore rotto. Terzo mondo. Lei torna a trovare i suoi cari defunti dopo tanto Sì, tempo? è mia moglie, è andata un altro tempo. Sono quasi 2 mesi che non le vedo più. Adesso vado a portarci un po' di rose dal mio giardino, farò la mia preghiera, la mia lacrimina d'oro, già le lacrime e basta. Dal 10 di marzo, quando ho fatto il funerale di mia moglie. Quando è stata dunque mia mamma dal 10, sono venuta dopo 2 giorni, dal 12 di marzo. Che mia mamma è morta il 6, abbiamo fatto il funerale, sì, il funerale per modo di dire. Dopo 2 mesi vedevo l'ora di arrivare qua a trovare mia moglie. Sì, 5 anni che è morta, un tumore. Si avevo messo i fiori freschi prima. Dopo 2 giorni hanno chiuso il cimitero. Meno vado a vedere, ecco, pulire un po' il tumulo. Vado a trovare mia moglie, sono 2 mesi che non vengo più e di conseguenza adesso non so cosa troverò. Ho portato dei fiori ed è giusto che sia così, perché sono 6 anni che è morta. E allora mi spiaceva anche una visita, è sempre bene, insomma, è piacevole.